Ecco qua, piazzola segreta, mezzo al bosco. E oggi abbiamo già messo giù il nostro gazebo, le nostre casse con tutta la nostra roba. E dopo mangeremo qua sotto il gazebo. Qua finisce la stradina. E abbiamo già scaricato la macchina che rimane lì fino a domani. Qui sono pronte le brandine per prendere il sole e brandina per andare là sotto a dormire all'ombra. Jimmy ovviamente ha trovato una pigna, sta facendo il castoro. C'era un vecchiotto sul sentiero, me l'ha già mandato via. Qua è la cucina pronta, là abbiamo una tanichetta per rinfrescarsi, lavarci, che poi si scalderà, ma mi dite stasera se devo una lavata con quei 20 litri di acqua lì e per stendere. Qui il gazebo all'ombra con davanti questa splendida vista, ecco qua, è un verde. Diciamo il primo paese è 15 km in avanti e 15 km indietro. Questa era una vecchia postazione della prima guerra mondiale. Si vede ancora lì una carrucola che probabilmente o portavano su o giù a seconda se era italiani o austriaci il materiale. Da come sono posizionate le feritoie, qua secondo me c'erano gli austriaci, perché giù di là verso il fondo valle si va giù verso il Vicentino, perciò verso il Veneto, mentre alle nostre spalle c'è il Trentino. Qua, qui dove c'è la brandina, questo spiazzo qui, questa sera metteremo giù la nostra tenda. In piano c'è solo una radicetta, ma dopo vabbè, troveremo uno spazio, o addirittura esagerando c'è uno spiazzetto anche qua, basta tagliare questi due rametti qua col macete, ma non so, spazio ce n'è in abbondanza per la tenda. E domani colazione sotto il gazebone. Jimmy è un po' un'anima in pena perché non sa se andare per boschi, non allontanarsi, stare in braccio, girare, piscettare sulle piantine e via via. Ha già brucato un bel po' d'erba. Ecco qua, qua. Dove meode così? Meno male quel giorno che sono passato mi è caduto l'occhio passando con la moto, e siccome è un po' che quando vedo delle stradine e delle piazzole fatte bene me le segno sul GPS apposta. Così poi, magari se decido di venire su in moto o in macchina con la Jeep a farmi un weekend fuori porta, perché siamo forse 90 km da casa, niente di che, 80 forse. Eccolo qua, chiudo, pollice in su, passo e chiudo.